Certo che scrivo veramente di merda. È davvero difficile guardare lì dentro senza avere un riferimento schermo al lato. Perché questo è in 4K! Mazza che sono, raga. Ciao a tutti, sono Giorgio Messina e oggi sono qui per raccontarvi le mie esperienze. Non è vero. Come al solito cercherò di raccontarvi il film senza fare spoiler, più che altro anche della trama. Che sonno. Come al solito cercherò di esprimere i miei pensieri senza fare spoiler né della trama né del non so che cazzo altro dire. Beh, come avete ad esempio abbiamo visto da uno dei vari trailer o video, è un po' scomodo questo coso, come abbiamo potuto vedere da vari video o trailer che sono usciti in rete, possiamo vedere come abbiamo potuto vedere dai vari video o trailer che sono già comparsi in rete, c'è un pezzo in Thor Ragnarok o Ragnarok, no Ragnar, mi sa più figo Ragnarok, anche perché forse ricorda Ragnar Lothbrok, vabbè non sono capace a dire Lothbrok, ce l'ho fatta, il sonno mi sta distruggendo il cervello, non so cosa stavo dicendo. Ah già, come abbiamo potuto vedere bene ad un certo punto del film Thor e no, il dottor Strano che lo intratterrà per, non lo so, non veglia, offrendogli del tè. Thor ovviamente non beve tè perché è un maschio con la barba ed è vichingo ed è un dio, quindi non beve la birra. E quindi vabbè, c'è una scena in Indiana Jones quando c'è Indiana Jones con la pistola. No, scusate, Indiana Jones che viene, che pesta un po' di indiano, non indiano, di che cazzo sto dicendo? Bene, poi c'è Thor che va in questo mondo che abbiamo visto dove incontrerà bene, quando Thor arriverà in questo nuovo luogo dove incontrerà anche il mitico Hulk, che non è Hulk Hogan ma è quello verde, non quello giallo, ci saranno altri tipi di personaggi, altri alieni, altre forme di vita strane. Bene, non è vero. Ciao, sono fatto di sassi e non me la ricordo. Un attimo. Ok. Con Thor e Loki da piccoli. Thor raccontava di uno